Ciao ragazzi, io sono Falco Nero e vi do il benvenuto in questo nuovo episodio della rubrica Voci di Corridoio, all'interno della quale troverete come al solito rumori, indiscrezioni e voci di corridoio sul mondo dei videogiochi. Questa settimana di notizie ne abbiamo parecchie, anche se chiaramente parliamo sempre di notizie ufficiose e non ufficiali, ma comunque i motivi per provare un certo entusiasmo e esaltarsi anche un pochino non mancano di certo, quindi direi bando alle ciance e partiamo subito con le notizie. Cominciamo subito con una continuazione di una notizia che vi avevo già riportato nel primo episodio di Voci di Corridoio, che riguarda la versione PC di Sunset Overdrive. In queste settimane non si è mosso granché a livello ufficiale, infatti Insomniac non si è espressa in alcun modo su questa possibilità, ma Amazon, come spesso è successo nel corso degli ultimi mesi, ha fatto la solita grezza, diciamo, inserendo la scheda del gioco proprio in versione PC sui propri listini. Questo chiaramente implica che qualcosa forse si sta finalmente muovendo, ma almeno per il momento di notizie ufficiali, come vi dicevo, non ce ne sono. La speranza comunque è che già nelle prossime settimane, magari in occasione di Video Game Awards, qualcosa possa essere annunciato in via ufficiale e permetterci così di porre fine a queste continue domande che ci stiamo facendo nel corso delle ultime settimane. Cambiando argomento, parliamo adesso di The Division, il famoso e ormai attesissimo sparatutto di Ubisoft presentato in occasione dell'ultimo E3, sembra che possa presto entrare in una fase beta. Fase beta che, stando a quanto trapelato sul web in questi giorni, potrebbe debuttare su Xbox One, lasciando ai fedelissimi PlayStation 4 solamente un pugno di mosche, almeno all'inizio. Questo perché, stando sempre ai rumor trapelati, sembra che la beta sia effettivamente prevista anche su PS4, anche se a distanza di qualche settimana, se non qualche mese, rispetto alla versione Xbox One. Ubisoft ovviamente non si è espressa sull'argomento, per cui per il momento non abbiamo di che discutere più di tanto, ma visto che la notizia è arrivata da una fonte che nel corso degli ultimi anni si è dimostrata sempre molto attendibile, le possibilità che questa notizia possa effettivamente rivelarsi veritiera sembrano abbastanza concrete. La terza notizia che voglio riportarvi in questo nuovo episodio di Voci di Corridoio riguarda finalmente un gioco per Wii U. Non che il Wii U ci abbia regalato particolari soddisfazioni nel corso degli ultimi anni, se non ultimamente con qualche gioco particolarmente valido, ma sembra che qualcosa si stia muovendo per tutti gli appassionati di horror. Questo perché, stando a quanto trapelato nel corso degli ultimi giorni, sembra che Ubisoft possa essere finalmente pronta a svelare quell'attesissimo Zombie U 2 che tutti quanti aspettiamo sin dal lancio del primo capitolo. Non che il primo Zombie U fosse questo capolavoro assoluto, ma è sicuramente uno dei migliori survival horror realizzati nel corso degli ultimi anni, nonché uno dei più originali per certi versi. La notizia per il momento non è stata ovviamente confermata, anche in questo caso parliamo sempre comunque di rumor, ci tengo a sottolinearlo, ma comunque, visto e considerato che le notizie e le indiscrezioni si stanno facendo sempre più insistenti, forse qualcosa si sta finalmente muovendo. A dare la notizia, neanche a dirlo, è stata sempre Amazon, che ha inserito e poi rimosso rapidamente la scheda del gioco dai propri listini. Questo ovviamente implica che a qualcuno la notizia, seppur indirettamente da lontano, eccetera, sia arrivata. Per cui non ci resta che attendere e vedere quando Ubisoft si deciderà finalmente ad annunciare questo attesissimo sequel, almeno da parte mia. Anche perché basta con Assassin's Creed, basta, non ce la faccio più. Qualcosa di nuovo, santa Madonna, qualcosa di nuovo, per favore, per favore. Chiudiamo questo video con una notizia che onestamente non immaginavo mai di potervi dare, almeno non così presto, che riguarda un nuovo Infamous. A quanto pare Sucker Punch sarebbe infatti in cerca di rinforzi per un nuovo progetto open world e con grande enfasi sulla narrazione. Gli indizi trapelati in rete e attraverso gli stessi annunci di lavoro pubblicati dalla Software House sembrano far presupporre che si tratti effettivamente di un nuovo Infamous, ma non è chiaro se si tratti appunto di un nuovo capitolo di questa serie o di un progetto indipendente, quindi di una nuova IP. Per il momento quindi non ci resta che sperare che si tratti magari di un sequel di Second Son e vedere un po' che cosa succede. Le possibilità comunque che il titolo venga realizzato anche alla luce degli ottimi risultati finanziari di Second Son sembrano abbastanza concrete, sarebbe stupido non farlo obiettivamente. Per cui aspettiamo e vediamo che cosa succede, perché sicuramente qualcosina sta bollendo in pentola.
Insomma, di notizie ce ne sono state parecchie e abbastanza interessanti, forse meno concrete di quello che ci aspettavamo, ma si sa, i rumor sono così. Per oggi quindi vi saluto, vi ringrazio per aver visto il video, se vi è piaciuto lasciate un like, condividetelo e iscrivetevi come al solito e soprattutto fatemi sapere che cosa ne pensate di queste notizie nei commenti poco più in basso e se avete dei rumor anche voi fatemelo sapere e nel prossimo video ne parleremo. Per oggi vi saluto, grazie ancora di tutto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi!